A voi che leggete. Scritto, letto e interpretato dall'avido alchimista. Si sconsiglia l'ascolto a un pubblico impressionabile o minorenne, per via del contenuto alquanto grottesco e macabro. Siete stati avvertiti. Buon ascolto. Giorno 64. Sto iniziando ad abituarmi a tutto questo, è incredibile. Le lamentele e il disappunto sono le uniche cose della mia vecchia esistenza che sono rimaste intatte. Certo che ora forse ho un motivo più valido per lamentarmi. Scrivo un diario perché l'ho visto fare nei film e l'ho letto nei libri, come se un diario rendesse meno doloroso tutto ciò. Nulla è più come prima e probabilmente queste parole finiranno nel nulla. E nessun uomo marziano vivente le potrà leggere. Poco importa. Del resto, non diciamo fiumi di parole e scriviamo libri con la certezza che verranno lette o tramandate. Possiamo solo sperare che ciò avvenga. Nonostante l'incredibile futilità della cosa, che rispecchia piuttosto bene quella che è la futilità della vita. Sono in questo bunker da 64 giorni oggi. Come mai l'ho fatto ora non lo so. La puzza è insopportabile ormai. Il vecchio Roger è irriconoscibile, ma almeno mi permette di mangiare. Non credevo che i mosconi avrebbero mai avuto un sapore così buono. I primi giorni erano disgustosi, poco ma sicuro, ma la fame ha cominciato a scalciare dall'interno il 13° giorno, come un feto che comincia a capire che un giorno camminerà sulla terra. Dapprima piccoli colpetti, poi martellate pulsanti in tutto il ventre, e quei merdosi animali hanno iniziato a profumare, ad essere sempre di più. Si moltiplicavano a vista d'occhio. All'inizio tenevo il conto per non impazzire, poi sono diventati troppi. 10, 100, 400, poi non so, ho perso il conto. Il primo che ho mangiato mi ha disgustato. Mi ha fatto rigettare l'acido contenuto nel mio stomaco. Quando ne ho afferrato un altro e l'ho ingoiato, è stato come una dose di metadone dopo una crisi di astinenza. Il mio corpo ha avuto un fremito di piacere centralizzato e i miei arti si sono sciolti per la scarica di endorfine. Ho iniziato a prenderne uno dopo l'altro e a mangiarli, su e giù per l'umida struttura, alla luce delle fioche lampadine al neon, che sobbalzavano di tanto in tanto. Ho ringraziato Roger come non mai. Mi fornisce di cibo infinito. Un allevamento di mosconi perpetuo. Spero che inizino a nutrirsi l'uno dell'altro quando la carne del contadino sarà finita. I rumori in superficie sono discontinui. Le vibrazioni vanno e vengono, forse non è ancora possibile uscire. Forse non uscirò mai. Fanculo, 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 fanculo. Giorno 72. Ok, allora, oggi io vi racconto come e perché sono qui a mangiare insetti e a bere acqua piovana da un serbatoio di accumulo che viene dalla superficie e a scrivere sulla carta con questa penna che tra qualche giorno finirà. Non lo so se ve lo devo raccontare, ma tanto sarò già morto quando lo leggerete, sempre che qualcuno al mondo avrà ancora occhi e cervello per poter capire questi miei simboli. Oh mio Dio, il mio odore è nauseabondo, perfino per me stesso. Apro una piccola parentesi, mi perdonerete, ma mi sto facendo un amico, credo, probabilmente è un'allucinazione. Anzi, di sicuro è un'allucinazione, ma resta un amico. È un tizio che da lontano, quando mi sveglio, mi osserva e mi saluta da dietro l'angolo del corridoio. Non si fa mai vedere direttamente, mi saluta sfruttando la sua ombra riflessa sul muro. Io lo vedo sempre quando apro gli occhi e alzo il collo dalla mia brandina di tela. Mi saluta velocemente e quando faccio per alzarmi lui scatta e fugge via. Vedo la sua ombra ingrandirsi e farsi sfocata. Credo che si vada a infilare nel sistema di areazione. È molto piccolo il condotto ed io non ci passerei mai, non lo so. È un'allucinazione, credo. Credo. Però ieri mi ha lanciato un mucchio di mosconi accumulati a piramide in un angolo. Ho apprezzato il gesto, forse
Forse però sono stato io stesso, non lo so. Non so nemmeno più che cosa sia reale e cosa no. Ogni tanto Roger scorreggiava e mi faceva davvero ridere perché una volta mi è venuta una crisi d'asma, ne ha cacciata una così forte che tutto il bestiame si è alzato in volo. Che stavo dicendo? Come sono finito qui? Dicevo, dopo l'emissione sono corso qui. Sono sceso dalla macchina in tangenziale, ero bloccato in mezzo alla coda come tutti gli altri. La radio continuava ad annunciare i fatti in tempo reale, anche se tutti lo sentivamo. Sentivamo la paura della nostra intera specie, la vibrazione, il mondo che tratteneva il fiato all'unisono. Mi ha fatto capire che cosa gli agnelli provano in fila per il macello. Ok, basta cazzate. Basta, arrivo al punto. Arrivo al punto che ci interessa, o vi interessa, credo. È stato quando quella sfera ha fatto la prima pulsazione che quasi tutti sono caduti a terra, secchi. Aspetta, no. No, vi racconto di quando sono uscito dalla macchina. Sono uscito e ho cominciato a correre. Tutti erano presi dalla palla, dalla luce, come falene attratte dalla lampada in veranda. Io non sono stupido e ho cominciato a correre giù dalle scale di emergenza sul cavalcavia. Qualcuno mi ha seguito. Un tizio ha inciampato e preso dal panico è caduto oltre il guardrail. Io sono sceso più velocemente possibile, scivolando come un vigile del fuoco lungo le alzate in metallo della scala di emergenza e il mio pollice si è ferito sbattendo contro i pioli. Vabbè, sono sceso e ho visto la casa di Roger. Del contadino, sotto il ponte, lui fuori che guardava su, e la piccola al suo fianco, la bambina intendo, la figlia di Roger, era lì che guardava e guardava su anche lei. Io lì vedo la botola, no? Quella che porta il seminterrato alle loro spalle, il rifugio antitornado che tutti i bifolchi hanno in queste zone. Allora io corro verso di loro, tutto sconvolto, e lui mi guarda bianco, con il fucile in mano. Mi dovevo difendere, si è accorto di me, si è accorto che gli ero addosso. Fanculo. Oh, ehi, fanculo, non mi interessa, non voglio morire. Così gli sono arrivato addosso e cazzo, c'è lui. Scrivo, 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 scrivo. Se alzo la testa, questo scappa, sicuro che scappa. Bastardo, bastardo, lo prendo, bastardo. Giorno 72 e mezzo. Ok, ora continuo a scrivere, ma con la coda dell'occhio ho visto la sua ombra che mi salutava da dietro l'angolo. Non mi aveva mai salutato durante la veglia. Bastardo. Voglio solo amarti, non scappare! Giorno 76. Non scrivo spesso, vabbè, ma cosa vi importa? Voi che leggete nemmeno esistite, sto malissimo. Ho degli orribili crampi ovunque, ormai l'odore di cadavere di Roger e dell'umidità e della mia merda odorano di buono. Tutto sa di cose buone. Hot dog, popcorn. Ieri ero sicuro che qualcuno stesse cucinando una torta di mele dall'altra parte. Oggi però nessuna vibrazione ha scosso il rifugio se non una piccola scossa un paio di ore fa. Si fanno sempre meno frequenti. Non l'ho preso quel bastardo, è scappato, è troppo veloce, è troppo veloce. È il mio pensiero, è un'allucinazione, come se io fossi Tialfi e lui Uggi, l'incarnazione del pensiero che Utgarda Loki evocò e che sfidò Tialfi nella corsa impossibile contro la sua mente. Io non ci capisco un cazzo. Ora scrivo con un dito marcio di Roger. La penna, ieri l'ho masticata. Era buona, l'inchiostro mi è esploso in bocca, sapeva di Coca-Cola Light. Era buono, non credevo. Ogni tanto sputo ed escono chiazze blu scuro dalla mia bocca. Che schifo. Vi stavo raccontando di Roger, se non sbaglio. Ho riletto velocemente quello che ho scritto, allora l'ho placcato e siamo caduti giù per la tromba delle scale. Per colpa del placcaggio ci siamo girati e nel cadere di schiena nell'antro del bunker ho visto la pulsazione blu della sfera che colpiva in pieno la bambina.
Lei, incredula, con gli occhi sgranati ci guardava cadere nel buio e alle sue spalle la luce la raggiunse. E in meno di un millesimo di secondo i suoi occhi si sono sconvolti, sciolti e evaporati. La sua carne subito dopo si è dissolta nell'aria. Uno scheletrino minuto è rimasto in piedi a guardare me e Roger cadere nell'antro e dalle orbite del suo cranio le speranze e la magia uscivano in un soffio. Siamo atterrati. L'uomo ha perso il fucile. Nemmeno il tempo di atterrare che Roger guardava su verso il ritmico pulsare azzurro e lo scheletro della bambina in piedi. Non ho aspettato, Non sono uno stupido coglione. Ho preso il fucile mentre ero ancora sdraiato e terra e boom! Le cervella sparse sulle scale del rifugio. Sangue ovunque. Silenzio, silenzio. Tranne che per le vibrazioni, il pulsare azzurro al di fuori dello scantinato. Mi sono pisciato addosso. Ma è stata solo la prima volta. Roger è ancora in quella posizione. Sono riuscito a prendere coraggio e chiudere la botola dopo 4 giorni, quando le pulsazioni sono diventate meno frequenti. Tenevo il conto, ce n'era circa una ogni mezz'ora. Sono andato e ho chiuso la botola. Silenzio, buio. Le luci le ho accese e ho capito dove era il generatore, le taniche e tutto. E da lì è cominciato il digiuno che, lo sapete, stamattina non c'era Alfred. Alfred è quel tizio, e lo chiamo così perché è come Wilson in Castaway. Sembrava una cosa carina, ben fatta, anche per voi che leggete. Comunque non lo vedo più, forse è morto. Magari si è preso una Pulsar. Ora ce n'è una al giorno. Giorno 77. Fanculo! Sono incastrato! Mi è caduto addosso quel cazzo di mobile. Stavo provando a prendere un moscone. Ho saltato, mi sono aggrappato alla credenza. Me la sono tirata addosso. Cazzo, cazzo, che stupido, cazzo. Ho la gamba incastrata sotto la credenza che si è impuntata nell'angolo del muro. Non ho forze. Da questa posizione non riuscirò mai a sollevarlo. Ah, non fa male, non fa male. Non sento niente, non sento niente. Sono 3 ore che sono messo così. Magari scrivendovi troverò una soluzione. Magari potrei capire come fare. Capire come fare. Se mi concentro, posso capire come fare una soluzione. Tempo fa lo facevo. Ero un agente immobiliare. Ero un agente immobiliare, ma cosa cazzo c'entra? Cosa ve ne frega? Devo alzarmi o tra un po' mi morirà la gamba. Inizio ad avere fame. Almeno la muffa dell'intonaco mi permette di scrivere. Riesco con le unghie ad usare la muffa come inchiostro. Inchiostro per il mio calamaio di carne. Alfred! Alfred! Mi metto a chiamare quel bastardo ad alta voce, sono stanco di questo gioco. In fondo, tra di noi c'è qualcosa e lui lo sa. Ci ammicchiamo di continuo. Oh, cazzo, che fame del cazzo. Se solo un moscone passasse di qui. Giorno 77 e mezzo. Preso il bastardo! Finalmente. Ho capito che se sto fermo immobile senza respirare, i mosconi vengono a mangiare le croste che ho sulle mani. È un po' come andare a pesca. Ho sempre adorato pescare. Chissà se anche il buon Roger era un pescatore. Sicuramente andava a caccia il bastardo. Un bifolco stronzo e pusillanime, di sicuro. Aia, poveretto. Non era cattivo, Lo chiamo Roger, ma magari il suo vero nome era Marika ed era una spogliarellista freelance. Una cosa è certa. Aveva una bambina, certo. Magari era un pedofilo il bastardo. L'ha rapita, stava per stuprare. Ho fatto bene a spaccargli quella testa di cazzo. Alfred! Alfred, dove cazzo sei? Sono qui da tutto il giorno, cazzo, porca puttana! Non sento Pulsar.
oggi non ce ne sono state. Solo il silenzio e il rumore dei mosconi. E il sentore di torta di mele e cannella, senza il quale sarei già impazzito da un pezzo. Fanculo! Proviamo a dormire. Oh, magari domattina il mobile si sarà spostato da solo. Buonanotte, ragazzi. Giorno 78. È venuto a trovarmi stamattina. Si è avvicinato, ma non potevo vederlo dietro la figura della credenza. Mi ha lanciato un po' di cibo fresco. Li aveva solo storditi, come piacciono a me. Ormai conosce i miei gusti. Alfred, brutto rachitico pezzo di merda! Per favore! Non ce la faccio più. Aspetto che un'allucinazione del cazzo mi tiri fuori di qui. Ancora niente pulsar. Forse sono finite, forse questi marziani del cazzo hanno deciso che sono a posto, che sono ok, porca troia, porca troia. Non mi chiedo nemmeno il perché delle cose, non più, non mi interessa. Voglio solo mangiare. Ho una fame che non ci vedo, tra un po' la sete mi ucciderà. Ho provato a pisciarmi in bocca ieri, ma con le gambe in questa posizione è molto complicato. Sono riuscito a prendere qualche goccia finché la pressione nella vescica ha concesso al getto di raggiungermi la bocca, ma poi l'ho rovesciata tutta. Sprecata, sprecata, che schifo, cazzo. Almeno ho creato un po' di inchiostro fresco, in tono camuffito, bello umido per parlare con voi. Con voi che leggete. Alfi! Giorno 78 e mezzo. Alfred finalmente mi ha aiutato. Mi ha lanciato il coltello di Roger. Non credo che ti servirà più, vecchio cacciatore pedofilo figlio di puttana. Come mai Alfi non l'abbia fatto prima, io non lo so. Non lo so, questo non lo capisco. Sappiamo cosa devo fare. Non voglio scrivere tanto, sennò poi mi passa il coraggio, ragazzi. Ragazzi, io sono pronto. Sono pronto. Muoio di sete e di noia. Ormai sono completamente sporco. Probabilmente ho un principio di piaga da decubito. La mia gamba sta morendo. Da una parte mi rendo conto che non è così male. Il mio personale ranch di Mosconi ha appena creato una succursale. Le prime uova di mosca iniziano a schiudersi nelle ferite aperte da tempo sulla gamba incastrata. Piccoli futuri capi di bestiame. L'odore è giusto, buono, buono, giusto, invitante, caldo, di pizza appena sfornata e aceto di vino. Ne assaggio uno, non resisto, non resisto, è troppo buono. Ci vediamo dopo, ragazzi. Giorno 78, parte 3. Fatto tutto? Oh, mi sono tolto la maglietta puzzolente, ho tamponato il moncherino. La gamba mozzata me la porto appresso. È pur sempre la mia fonte di cibo e di inchiostro rosso adesso. Almeno per qualche ora, credo. Che male. Che male del cazzo. Alfi! Mi sono trascinato fino alle scale e ora sto prendendo coraggio. Devo salire queste scale e farmi una vita là fuori. Voglio crescere, voglio ingrandire la mia attività. Oh no, Roger, che ne dici? Andiamo? Espandiamo il nostro impero del moscone. Ci vediamo su, ragazzi. Restate sintonizzati.
Potrei crepare, forse, non so. Ok, restate sul pezzo, ok? Ci sentiamo dopo. Giorno 78, parte 4. Ho fatto molta fatica ad aprire la botola con una mano sola. Con l'altra mano dovevo tenere la gamba mozzata. Se perdo quella sono finito. Mia madre mi rimproverava sempre. Un giorno perderai anche la testa. Zitta, mamma! Sei morta! Lo scheletro della bimba di Roger è ancora qui in piedi che guarda quel pedofilo di suo zio completamente secco. Suo zio, ma non lo so. Cosa stai guardando, piccola? Guardo giù. Alfred mi guarda dal fondo della cantina. È tipo un bambino nudo. Fa schifo. Puzza di morte. Oh, anch'io puzzo di morte. Cosa fare ora? Cosa fare? Vado a casa, che silenzio. Nemmeno un uccellino, una formica qui fuori. Per voi che leggete, non credo che il mio momento sia arrivato. Non mi sento la faccia. Mi sono cacato sotto. Però la sfera enorme che fluttua si sta di nuovo illuminando. Che bella. Il pulsar. Ho paura che non sia finita. Per voi che leggete, aiutate Alfred. È qui sotto nel buco, là. Wow, che bella luce. Io